Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo tappa video. Allora, per 10, interessante questa settimana, o meglio, beh, niente di particolare, interessante semplicemente perché sono tutti campioni della nuova fazione, quindi se volete cominciare a mettere da parte qualcosa per la cripta in futuro, se magari volete prenderne uno perché vi piacciono, potrebbe essere una buona occasione. Io vi consiglierei di salvare le vostre schegge, non tanto per la fusione imminente di cui parleremo tra poco, ma perché comunque sotto Natale di solito ci sono tante cosette da fare e avere un po' di schegge da parte non è una mala idea. Ma comunque, insomma, non voglio commentarli adesso perché naturalmente l'abbiamo già fatto non tanto tempo fa. Un paio di tappa video fa, insomma, vi invito a recuperarli. Se volete la mia opinione su tutti questi campioni, comunque nel complesso, è una fazione molto interessante, dotata di bella gente. Però, insieme a questo per 10, per invogliare anche un po' la gente ad aprire schegge, hanno inserito un campione garantito. Ormai è una cosa ricorrente, ci sono stati anche campioni molto molto interessanti come Candrafono, Lady Kimi, Contessa Lix in passato. E questa volta hanno inserito Staltus. Allora, un campione relativamente nuovo, una delle ultime release, insomma, qui no, non è Gonfalonieri, scusate. Allora, inutile dire che esteticamente è uno dei miei campioni preferiti, cioè questo tizio qui, innanzitutto è San Giorgio caduto su Raid Shadow Legends, ma quest'uomo ha strappato via la pelle a Dragomorfo e se l'è messa addosso, quindi già soltanto per questo merita la mia stima. Un campione di tipo difesa, oltretutto, dotato di moltiplicatori molto molto importanti, ha delle ottime probabilità di stordire, ha delle ottime probabilità di andare a infastidire un po' gli avversari con la sua 1, quindi nel complesso molto molto interessante. Con la sua passiva non mi ricordo cosa faceva: ogni qualvolta l'avversario tenti di piazzare un debuff indebolimento, riduci difesa oppure un debuff veleno su questo campione, li rifette indietro al risalitore. Carino, quindi proprio è l'anti Dragomorfo anche dal punto di vista della passiva. Bello, 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 bello. Allora, viene venduto un po' come un campione molto simile a Crudelio dal punto di vista dei danni. Io mi sono fatto un po' un'idea, e se la matematica non è un'opinione, non è esattamente così. Perché dunque, allora, sulla sua 2 che attacca due volte ha un 4.2 di moltiplicatore che aumenta del 20%, mentre sulla sua 3 ha un 4 che aumenta ancora una volta del 20%. Non ci sono particolari caratteristiche per cui lui aumenti i suoi danni e quindi resta così. Mentre il nostro amico Crudelio, sulla sua 3, che è la skill iconica, ha un 4.9 che aumenta del 30% con i tomi, e poi va anche a mettersi uno scudo galattico addosso basato sul danno che fa. Quindi, se per caso qualcuno dovesse rimanere vivo, stranamente, allora si protegge da solo. Insomma, avremo il nuker sicuro in una botte di ferro. Non è quello che succede con Staltus, però l'ho visto in azione e devo dire che le sue piconate le tira. Quindi, magari non ai livelli di Crudelio, ma se vi serviva un nuker di tipo difesa, vi piace tanto questo campione, siete disposti a spendere 150 schegge blu, potrebbe valere la pena prenderlo così invece che aspettare la fortuna come succede per tutti gli altri campioni, insomma. Bene, bene, bene. Abbiamo anche una fusione imminente, vale a dire Oscarul, un altro barbaro epico. Questa è una cosa abbastanza comune sotto Natale, per non fare una mega fusione leggendaria, insomma, che va un po' a disturbare poi tutti gli eventi che ci saranno sotto Natale, tendono a fare un epico. È già successo in passato, non è la prima volta. Forse l'avevo anche predetto in uno degli ultimi video. Comunque, vabbè, è Nostradamus Marzi. Non interessa a nessuno. Allora mi sposto come al solito per una maggiore comprensione delle destrezze. Con la sua A1 attacco nemico con un 30% di probabilità di andare a mettere uno stordimento per un turno, che sale al 40%. Dignitoso, attacca tutti i nemici con un 50% che diventa 75% di andare a mettere uno stordimento per un turno, andrà a ridurre il contatore di turno di tutti i nemici sotto stordimento del 15%. Ottima destrezza, davvero. È un campione verde, quindi può tornarvi tantissimo utile dal ragno 20, contro il ragno 25 potrebbe faticare per l'affinità.
Però comunque niente, niente male, davvero niente male. Poi con la sua 3 rimuove tutti gli stand da tutti gli alleati, quindi tutti gli stordimenti da tutti gli alleati, piazzando un aumento a difesa del 60% ed un aumento a resistenza del 25% per 2 turni, ogni 4 turni. Allora è un cleanse specifico per lo stordimento, molto particolare, devo dire. Dunque, contesti in cui si viene storditi tanto, non è che me ne vengono in mente poi così tantissimi, onestamente. Comunque, con la sua passiva, poi lui stesso è immune allo stordimento e invece va ad aumentare il danno inflitto da tutti gli alleati sotto target con questo debuff, con lo stordimento, insomma, del 15%. Allora, interessante, peccato che, e mi rimetto al mio posto, peccato che purtroppo i boss non possono subire questo tipo di debuff, non possono essere storditi i boss, e quindi questa cosa vale soltanto contro le ondate. Però, in torre tosta, in progressione, in determinati livelli, un campione del genere potrebbe fare tanto, tanto, tanto. Perché comunque ci sono i Mortum Macabre, che non sono facili da gestire, però se gli stordisco sono molto facile da gestire, insomma, quindi è un epico, ma il suo kit non è niente male. La sua 2 ricorda molto quella di Helmut, la sua 3 non la vedo così interessante, però comunque l'aumento difesa e l'aumento resistenza insieme potrebbero fare tante cose buone. La passiva, invece, legata al resto del suo kit, potrebbe essere molto molto interessante. Vedo che l'aura è attiva soltanto nelle cripte di fazione, e questo è un peccato, anche se devo dire nella cripta potrebbe fare davvero molto. Soprattutto lui è un barbaro, insieme a Scilla io credo che possano tranquillamente tristellare la loro cripta di fazione senza nessun problema. E in realtà basta Scilla per tristellare quella fazione lì, però con lui insieme non vedo perché dovrebbero esserci problemi, davvero. C'è da vedere i moltiplicatori, è un campione tipo difesa, però quindi non credo che abbia robe bestiali. Vale la pena fonderlo? Beh, averlo non è che sia una brutta cosa. Alla fine della fiera tutto quello che fa è buono. Io la skipperò, onestamente. Preferisco tenermi le risorse per la probabile mega fusione che ci sarà a Natale. Spero che sarà una mega fusione quella di Natale, davvero. Mi sto tenendo un po' di schegge, mi sto tenendo un po' di roba. Però se lo fondete non è che sia una brutta cosa, insomma. A me non dispiacerebbe trovarlo dalle schegge, insomma, in futuro, quando ci sarà per esempio un per due blu. Comunque, in ogni caso, fonderlo non è sbagliato, lo devo dire. Darei un 7 dignitoso per quanto riguarda la fusione di un epico. Passiamo ora invece al palinsesto per la prossima settimana. Allora, lunedì il buon Urkon ci parlerà di Volontà di Ferro, mentre martedì andremo ad affrontare le cripte dei Teleriani, cioè, dunque, dai video sulle cripte fatti un anno fa ormai sono cambiate un sacco di cose, sono stati aggiunti soprattutto un sacco di campioni, quindi vale la pena, insomma, andare a riscoprirle un po' e andremo a vedere quindi i campioni che sono stati aggiunti e che possono tornarci utili nelle rispettive cripte di fazione. Siccome sono tanti, ma non così tanti da fare un video per ogni fazione, andremo a recuperare i patti. Questo è un consiglio che mi avete dato voi e vi ringrazio, ho deciso di accoglierlo ed eccovi qui serviti. Ci saranno praticamente 3 video e mezzo, visto che nell'Unione Airesiana per i nani, ok, si può fare qualcosa, per gli ombranti ancora, sono ancora abbastanza nuovi, bisogna dirlo. Mentre per la nuova fazione non è neanche una cripta, quindi comunque ci faremo un video magari un po' più corto degli altri. Ecco. Mercoledì invece Urdig, ancora una volta un campione che mi avete chiesto voi e vi ringrazio. È una build che non avevo mai pensato di portare sul canale, però effettivamente è ben fatta e quindi ve la faccio vedere, vi faccio vedere i contesti, insomma, in cui trovo divertente utilizzarlo. Poi giovedì invece difesa impeccabile e non ci stava la E, va bene impeccabile, insomma, come benedizione. Venerdì parleremo delle fusioni a frammenti, mentre sabato ci sarà il consueto tappa video. Io ho detto tutto per questa settimana, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, accendete la campanella. Se volete scrivere un commento in cui esprimete il vostro parere su questo campione della fusione, fatelo. Se avete deciso di prendere Staltus, fatemelo sapere, mi raccomando. E infine, come dico sempre, siate furiosi, ma rimanete bradipi.